L'alloggio popolare le viene occupato e la donna perde di conseguenza la residenza anagrafica, l'assistenza sanitaria e il sussidio di cittadinanza. Una storia che arriva da Foggia e che vede come vittima una donna di 45 anni con problemi di salute e fragilità sociali, il cui caso è stato discusso presso il Tribunale di Foggia in un'udienza ieri mattina. Una vicenda però datata nel tempo, si parla di 3 anni or sono, a cui sono seguiti una denuncia presso i carabinieri e poi anche attività di polizia locale e un tentativo di sgombero. A rispondere di danneggiamento aggravato e occupazione abusiva è una foggiana. Un caso sollevato dall'associazione Panunzio che ha interessato l'Arca Capitanata e la Prefettura e dal senatore Nicola Morra, presidente della Commissione parlamentare antimafia. Abbiamo ricevuto circa 2 mesi fa una segnalazione di un'occupazione abusiva a danno di una donna che aveva un regolare titolo di assegnazione di una casa popolare, persona con una fragilità psichica, delle difficoltà di vita, che era stata spossessata del suo alloggio da un'altra donna che con aggressività e propervia l'aveva sbattuta fuori. Noi abbiamo ricevuto questa segnalazione anche ricca di documenti da parte dei familiari che ci hanno appunto contattato e abbiamo proceduto con una contestazione all'ente che è il proprietario di questo alloggio, che è l'Arca di Capitanata. Intanto sul fronte degli sgomberi che sta avvenendo nella città di Foggia, altri sono stati messi a segno questa mattina da parte delle forze di polizia. Alloggi abusivi in via Manzi al rione Candelaro sono stati interessati da questa attività.